Ciao a tutti, allora sono tornata, sono sempre io quella di prima, per parlarvi degli ultimi acquisti, di un regalo e di un libro che ho ricevuto in prestito e che ho già cominciato a leggere. Il libro che ho ricevuto in prestito l'ho ricevuto in prestito da mia sorella, anche se si può dire che gliel'ho più che altro rubato. Nel senso che lei ha fatto un ordine sul libraccio di diversi libri, tra cui questo che adesso vi faccio vedere, che io cercavo da mesi, da quando ho visto la recensione di Zoom Books. E lei, essendo estremamente fortunata, l'ha trovato, non si trova attualmente, non si trova nemmeno, almeno fino all'altro ieri. Non si trova nemmeno comprandolo nuovo. Si tratta di Luca Di Fulvio, La gang dei sogni. L'ho naturalmente appena appena cominciato, non so se si vede, ma non si vede. Ecco qua c'è il segnalibro. Quando l'avrò finito ve ne parlerò. Intanto so già che mi piacerà, cioè l'ho già cominciato e già mi piace. Quindi è un messaggio anche a mia sorella che volevo dirti che l'ho cominciato e le speranze sono buone. Allora, quello mi è stato prestato. Poi, per la Befana, la mia mamma ha pensato bene di dirmi, visto che mia sorella voleva un libro che sul libraccio non era arrivato, che lei ci teneva, allora se l'ha preso lei, devo averne uno anch'io. E ho scelto attraverso IBS l'ultimo libro di Luciana Littizzetto, Madama's Butterfly, edito da Mondadori. Io della Littizzetto penso di aver letto tutto. La trovo esilarante, avrà tutte le sue i suoi difetti, c'è chi la critica e amen, però al di là del fatto che tutti possiamo sbagliare perché lei no, a me lei piace, mi fa passare 10 minuti quando la vedo per televisione a ridere e quando leggo i suoi libri pure perché mi pare li leggo pensando alla sua voce e già rido. Quindi questo è stato un regalo guidato, ma molto gradito. Poi sono stata, mannaggia a me, alla Feltrinelli e ho visto che c'erano gli sconti del 25% su diverse case editrici e quindi ho preso questo, Nicolas Barrot, Gli ingredienti segreti dell'amore. Ho visto qualche video, mi pare anche Fraurus che ne parlava e non mi ricordo chi, e se non mi ricordo me ne scuso, e però insomma mi aveva incuriosito, 25% di sconto, costava 8 euro, l'ho pagato 6, e ci sono delle ricette, sapete che a me piace la cucina e quindi ho deciso di prenderlo magari come libro un pochino più di svago. Poi ho preso, sempre con 25% di sconto, Frank McCourt, Che paese l'America, che è il seguito di Le ceneri di Angela. Sapete bene che a me Le ceneri di Angela mi è piaciuto tantissimo, ne ho parlato in uno dei miei, penso, primi video, non mi ricordo, insomma, tanto. Se avete voglia andate a vedere e se non avete voglia non andate a vedere ma leggete Le ceneri di Angela perché è stupendo. Sempre col 25% di sconto la Feltrinelli l'ho preso. Poi ho fatto, siccome mio marito doveva prendere una cosa su Amazon e c'erano le spese di spedizione, allora ho preso, ogni scusa è buona, Cloud Atlas di David Mitchell della Frassinelli, l'ho preso in copertina rigida e dunque l'ho pagato, aspettate un attimo, 12,67 euro.
Allora, mi è piaciuta la trama dietro, sì, dietro, non è che c'è una trama dietro, mi è piaciuta la trama mentre sbirciavo in internet. Ammetto che non ne so niente di questo genere, però mi incuriosiva e così ho colto la palla al balzo e l'ho preso. Sempre in quell'ordine di Amazon ho preso L'incantatore, non si vede niente, di Vladimir Nabokov o Nabokov. L'ho pagato 10,50 euro, edito dagli Adelphi. Luce pessima, direi. Perché l'ho preso? Perché girovagando sempre su YouTube ho visto che un ragazzo, però non mi ricordo il nick e mi sono anche iscritta al canale, ma da poco ne parlava. Io ho letto tempo fa, tanto tanto tempo fa, Lolita, e mi è piaciuto proprio tanto. Essendo questo una sorta di prequel, diciamo che dalle ceneri di questo è nato Lolita, e io non l'avevo neanche mai sentito nominare, ho deciso di prenderlo. Perché questa sarebbe la mia intenzione per il 2013. No, spero di poterlo fare relativamente presto. Mi piacerebbe leggere prima L'incantatore e poi rileggere Lolita dopo veramente tantissimi anni e fare quattro chiacchiere con voi sulle sensazioni che ho avuto. Quindi questo possiamo metterlo tra i propositi del 2013. Poi, diverso tempo fa, avevo fatto un ordine che mi è arrivato celermente, non posso dire proprio niente, su bookweb.it. Sì, aspettate che non vi dico una cosa per un'altra. Sì, bookweb.it. Questo ordine l'ho fatto perché ho visto il video di De Puccetto 1 e l'ho fatto su Bookweb proprio grazie a lei, perché è stata lei a dirmi dove cercarlo. Si tratta di Tractatus Satanicus di Andreas Schlieper, non so come si pronuncia. Ok, allora, ne ha parlato De Puccetto 1 e Tina 71 e The Celtic Marrigan. Andate a vederli e poi sono sicura che ce cercherete anche voi questo libro. Allora, costava 14,90 euro, però lo trovate se c'è ancora 7,45 euro su Bookweb. Anche questo cercherò di leggerlo entro il 2013. Sempre su suggerimento di The Celtic Marrigan, ho preso Grania, la regina dei pirati d'Irlanda. Vabbè, l'Irlanda mi piace, i pirati mi piacciono, la storia mi piace, qua, cioè, questo libro sembra scritto per me e quindi io non potevo fare a meno di prenderlo. Poi dovevo prendere Tractatus Satanicus su Bookweb, bisognava comunque per aver meno spese di spedizione. E quindi costava, è sempre copertina rigida, costava la bellezza di 18,60 euro, ma lo trovate per 9,30 euro. E quindi questi sono tutti, no, non sono tutti i miei acquisti, perché in realtà adesso che sul tablet ho il Kindle di Amazon, e ogni tanto mi scarico qualcosa o qualche offerta lampo o qualche cosa che non costi una cifra perché non mi va proprio di spendere un sacco di soldi, anche perché nonostante tutto continuo a preferire per il momento ancora la carta. Comunque ho preso vabbè, Dickens Grandi Speranze e poi Laura Bondi. Sì, scusate, Laura Bondi, Il posto segreto del cuore. Vi dico i titoli perché certi non hanno le copertine. E poi di Giuseppe,
Oddio santo, Pederiali. La Vergine Napoletana. La Vergine Napoletana è un libro storico e penso ne abbia parlato Miss Tortellino, Eleonora, però io devo ancora vedere il suo video, ma essendo storico questi libri a me attirano e voi lo sapete. E poi ho preso l'altra sera di Simonetta Mannino L'odore della felicità, veniva a 99 centesimi, era in offerta però solo quel giorno lì su Amazon, quella sera lì, e l'ho saputo proprio grazie alla pagina di YouTubers che parlano di libri, dove lei aveva messo, l'autrice aveva messo il link. E anche questa è una lettura che mi attira molto e spero di riuscire a farla abbastanza nel breve tempo, nel breve periodo. Questi sono gli ultimi acquisti. Grazie per avermi ascoltata. Ci vediamo. Io aspetto i vostri commentini come al solito. E vi saluto e grazie. Ciao!